Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, bentrovati su Saiuz Web Network per questo nuovo appuntamento con Spazio Aperto. Chi vi parla è Antonella Intrenò in compagnia di Ugo Ugo Lombardi, Lombardi, buonasera. Massimo Bonella dalla redazione di pianetaoggitv.net. Buonasera Massimo. Sì, buonasera da Venezia, ciao Antonella. Salutiamo Rosario Moreno, la regia da Treviso. Buonasera, buonasera. E dulcis in fundo il nostro ospite, l'europarlamentare Andrea Zanoni, membro al Parlamento europeo della Commissione ENVI, Ambiente, Sanità Pubblica, Società e Sicurezza Alimentare, della Commissione EMPL, Occupazione e Affari Sociali ed è vicepresidente dell'Intergruppo per il Benessere e la Conservazione degli Animali. Buonasera al nostro ospite, l'onorevole Andrea Zanoni. Buonasera, Buonasera, onorevole. tutto molto corretto con una sola precisazione, fino a fine giugno Fino a del fine giugno. 2014 perché non sono stato rieletto. Accidenti. È un peccato, Questo è ci veramente dispiace un molto. peccato. Va bene. Allora, grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Sappiamo che insomma, lei è sempre, insomma, le sue giornate sono ricche di impegni, ma visti gli ultimi eventi ci sembrava assolutamente doveroso affrontare con lei l'argomento di questa sera. Purtroppo gli ultimi argomenti di cronaca vedono l'ennesimo disastro ambientale a Genova, adesso anche in Toscana, l'abbattimento di queste tempeste, quasi mi verrebbe da dire, di questa esplosione di acqua che ha piegato, ha messo in ginocchio per l'ennesima volta dopo 3 anni Genova e adesso pare si sia spostato sulla Toscana. A tal proposito, passo un istante la linea a Massimo Bonella, di modo che possa darci le ultime news. Prego, Massimo. Sì, perfetto, grazie ad Antonella Intrenò e Ugo Lombardi. Saluto l'ospite che avete, conosco bene, Andrea Zanoni, va tutta la mia stima per questo grande lavoro che sta facendo a difesa della vita del pianeta. Dunque, ci sono delle notizie, infatti, allora abbiamo purtroppo da registrare un'altra cosiddetta bomba d'acqua potentissima su Trieste, questo temporale, se così si può chiamare, perché dell'incredibile si è creato, praticamente si è caricato sul golfo dell'Alto Adriatico, cioè sul golfo di Trieste, poi si è scaraventato, si è scaricato tutto tra Trieste e Muggia, una buona parte del Carso. Ed è proprio a Muggia, in provincia appunto di Trieste, che una frana causata dalle fortissime piogge ha travolto un'abitazione in località Lazzaretto. Praticamente sotto i detriti è finita una donna di 73 anni, estratta oramai purtroppo priva di vita. Questo violentissimo nubifragio della notte con allagamenti e danni anche a Trieste, sono state chiuse strade e al lavoro vigili del fuoco giunti anche da Udine e Gorizia. Questa bomba d'acqua ha colpito anche la vicina Muggia, dove a causa dell'allagamento dell'obitorio sono stati sospesi i funerali. Sono affondate 2 barche nel porto turistico e nel capoluogo l'acqua ha allagato numerosi negozi del centro, fango e rami spezzati nell'area del Carso. Si è registrata, tra altre cose, anche una fortissima grandinata che è durata per ore. Poi abbiamo un aggiornamento da Genova. Il presidente della Liguria, Burlando, ha firmato 3 decreti per far partire i lavori per il rifacimento della copertura del torrente Bisagno. Burlando dice che sono stati i tempi più veloci alle ditte. Progetto entro Natale, lavori in 28 mesi, chiesti aiuti economici o in opere o macchine per ridurre i costi a carico dello Stato o della Regione. Il governatore della Toscana Rossi ha annunciato che chiederà lo stato di calamità per i danni del maltempo in Maremma e chiede più poteri per i governatori su tutte le opere idrauliche. È tutto per il momento da Venezia. Restituisco la linea a Bari per la conduzione di Spazio Aperto. Noi ci siamo al termine per altre notizie della giornata. Bene, torniamo quindi a parlare con il dottor Zanoni di questi eventi che ormai stanno diventando un'abitudine per i nostri telegiornali. Le notizie ormai in tal senso si susseguono.
Lei è stato in Parlamento europeo e si è occupato è stato relatore di, oh mamma mia, della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale, il DIA. E questo ha introdotto delle variazioni molto importanti rispetto al passato. Vuole farci una panoramica e può spiegarci anche in che modo poi tutto questo si riflette sul nostro territorio, sul nostro paese? Beh, innanzitutto la direttiva VIA è la direttiva per la valutazione di impatto ambientale, ovvero quella direttiva che si occupa degli impatti ambientali degli impianti, delle grandi opere di discariche, ad esempio di cave, oppure di superstrade, autostrade, ferrovie, inceneritori, fonderie, chi più ne ha più ne metta. Per evitare che queste opere, una volta realizzate, creino problemi all'ambiente e di conseguenza anche alla salute dei cittadini. Quindi è una direttiva molto importante che quindi è in vigore nei 28 Stati membri dell'Unione Europea, quindi che interessa i 503 milioni di cittadini dell'Unione Europea. Molto importante, utile soprattutto ad evitare, ad esempio, situazioni come quelle che abbiamo avuto all'Ilva di Taranto o alla Ferriera di Trieste, ovvero situazioni nelle quali sono intervenuti i magistrati perché si è scoperto che i territori, i terreni erano, diciamo, contaminati, l'aria era contaminata, le persone si ammalavano. E le emissioni appunto erano fuori controllo e quindi sono intervenuti anche con sequestro di impianti, creando problemi anche, diciamo, all'economia, all'attività lavorativa e così via. Quindi una normativa che evita appunto casi eclatanti come questi perché fin dall'inizio mette i paletti affinché quello che si va a realizzare non crei problemi, anche problemi di dissesto idrogeologico. Ad esempio, disboscare un bosco e renderlo territorio agricolo coltivabile è una delle tante operazioni che va sottoposta a valutazione di impatto ambientale. In Italia solo se si supera di norma, solo se si superano i 10 ettari e ci consente appunto di fare questa valutazione per evitare che queste trasformazioni, questi disboscamenti, ad esempio, poi creino dei problemi tipo frane, smottamenti, che di solito accadono proprio quando ci sono questi fenomeni, importanti fenomeni di precipitazione, appunto intense, di queste piogge intense, acquazzoni e così via. Quali sono le novità di questa normativa che non veniva modificata da 30 anni, appunto di cui sono stato relatore al Parlamento europeo? E sono novità importanti che aiutano a prevenire appunto disastri come quelli che stanno accadendo, ovvero che per qualsiasi opera deve esserci massima trasparenza. Ad esempio, deve esserci un sito internet, la traduzione era portale centrale, ovvero che vengano messi tutti i documenti online in modo che tutti i cittadini, associazioni, comitati, sindaci, consiglieri comunali siano sempre informati di ciò che sarà quell'opera, delle caratteristiche di quell'opera, dei costi, proprio per coinvolgere maggiormente il pubblico, in modo tale che anche il pubblico possa dire la sua. E infatti la seconda cosa è il coinvolgimento del pubblico, anche questo viene migliorato. E dopodiché vengono ad esempio eliminate delle situazioni anomale che si erano venute a creare soprattutto in Italia per quanto riguarda la mia esperienza nel nord-est, visto che io sono di Treviso, ovvero il conflitto di interessi, ovvero quelle situazioni paradossali anche in Veneto, dove ad esempio chi aveva proposto qui in Veneto una superstrada era appunto una società misto pubblica-privata dove l'amministratore delegato che presentava questo progetto per la valutazione di impatto ambientale in questo caso alla Regione Veneto, per chiedere appunto l'autorizzazione
e la valutazione di impatto ambientale corrispondeva, pensate un po', con la stessa persona che occupava il posto di presidente della commissione per la valutazione di impatto ambientale della Regione Veneto. Quindi non solo un conflitto di interessi perché c'erano dei collegamenti, ma addirittura avevamo la stessa persona fisica che si presentava un progetto e se lo autorizzava. E poi altri miglioramenti che ho introdotto, ad esempio una norma contro il salami slicing, ovvero contro quel fenomeno tutto italiano, purtroppo ho scoperto, di far valutare queste opere, questi importanti progetti a pezzi, proprio per ottenere delle autorizzazioni e quindi far vedere all'autorità, insomma, che l'impatto tutto sommato era basso, semplicemente perché venivano presentati a pezzettini, cioè veniva come il salame tagliato a fette, no? Il salame slausi. Poi ci sono tante altre, vabbè, novità minori, ma molto importanti, proprio soprattutto per prevenire che ci siano che si ripetino soluzioni situazioni molto negative come quelle che si sono verificate, ad esempio, anche sulla questione del Mose, per dire. Anche sulla questione del Mose, dove a un certo punto i controlli che venivano fatti dall'ISPRA, da questo ente governativo nazionale, con una delibera di giunta sono stati diciamo, tolti all'ISPRA per portarli all'interno della Regione Veneto in una funzione che, tra l'altro, alla fine era diciamo, gestita, diciamo così, l'assessore Chisso, che poi appunto sappiamo è stato messo agli arresti proprio per quei fenomeni scoperti dalla magistratura veneziana. Ecco, questo in linea di massima per quanto riguarda appunto le novità. Benissimo. Dottor Zanoni, sono Ugo Lombardi, la saluto. Buonasera. Buonasera, mi viene così una domanda. Al di là dei progetti che la Commissione europea di cui lei ha fatto parte, quindi sono progetti che vengono naturalmente approvati e quindi speriamo che i cittadini vengano coinvolti sempre di più nella conoscenza di questi progetti, quali poteri impositivi o perlomeno di controlli può avere questa Commissione sugli Stati membri che non attuano Allora, la Commissione europea ha un ruolo importantissimo di controllo in merito all'applicazione delle direttive e regolamenti europei da parte dei 28 Stati membri. Ogni Stato membro ha l'impegno di far applicare e rispettare appunto tutte le direttive e regolamenti europei. Nel momento in cui ciò non viene fatto, la Commissione europea può mettere sotto processo, diciamo così, in termini semplici, e deferire ai giudici dell'Europa, ovvero alla Corte di giustizia dell'Unione europea, quegli stati che invece non fanno rispettare le norme. Ad esempio, l'Italia attualmente, ci sarà qualche piccola variazione di qualche unità, ha circa 120 procedure di infrazione irrisolte presso la Commissione europea all'attenzione della Corte di giustizia, ovvero ben 120 violazioni di normative europee. Quindi questo, tra l'altro, siamo uno degli stati membri che ne ha di più e questo va naturalmente a scapito di tutti i cittadini dell'Italia che alla fine sui vari temi dell'ambiente, del lavoro, della salute, ma anche del trasporti, del settore economico e così via, va a finire che hanno meno diritti degli altri cittadini europei, proprio perché non vengono rispettate queste norme. Ecco che è molto importante anche la leva appunto della procedura di infrazione, perché nel momento in cui non c'è il rispetto della normativa europea, possono scattare tramite la Corte di giustizia anche le cosiddette condanne con sanzioni, le famose sanzioni europee. Questo è un incentivo molto importante affinché appunto gli stati membri tutti le rispettino e applichino queste norme. Dottore, volevo chiederle, ma queste sanzioni sono naturalmente sanzioni economiche che lo Stato poi paga? Bene, allora diciamo che forse siamo puniti due volte, cioè non solo perché non attuiamo le indicazioni
e che ci vengono date da una Commissione europea per quanto riguarda l'ambiente e non solo. Ma la seconda volta siamo puniti perché paghiamo per non aver attuato, ma non siamo noi averlo fatto, ma è la classe politica. Mi Diciamo sembra di che, essere bastonati 2 volte. esatto, per dovere di cronaca è giusto comunque dire che sono casi veramente estremi quelli che vedono uno Stato condannato a pagare le sanzioni perché la Commissione europea, l'Unione europea fa il possibile fino all'ultimo per evitare le sanzioni e far sì che venga rispettata la norma. Questo è l'obiettivo della Commissione europea e quindi accade molto raramente. Diciamo che comunque il meccanismo funziona perché siccome sono sanzioni veramente milionari, si può parlare anche di diverse decine di milioni anche al giorno, ecco che di solito tutti gli stati membri, magari dopo anche diversi anni e diversi richiami, alla fine applicano le norme. E chi attiva, onorevole, la magistratura ordinaria perché faccia chiarezza sulle inadempienze della politica locale? Beh, allora, per quanto riguarda l'attivazione del processo presso la Corte di Giustizia, di solito sono di norma, da quello che ho visto in questi 2 anni che ho fatto al Parlamento europeo, di norma sono i cittadini ad intervenire, le associazioni, i comitati e raramente gli enti pubblici e spesso anche dei parlamentari. Io stesso con alcune interrogazioni ho sollevato e poi fatto aprire delle procedure di infrazione proprio perché ho messo alla luce che certe norme appunto europee non venivano applicate, parlo sempre qui dell'Italia, no? In particolare di alcune regioni italiane. E diciamo che dopodiché i cittadini di fronte a determinati reati, comunque anche il singolo cittadino può fare degli esposti alla magistratura, però questo è tutto un altro discorso. Sappiamo che la magistratura fa molta fatica, ci sono molti casi irrisolti, scusate un attimo solo. Ecco, ho sistemato una cosa. Molti casi ancora, sì, molti fascicoli, diciamo, in archivio perché non c'è scarsità di personale, quindi ci sono grosse difficoltà, insomma. Ma al di là di quelle che possono essere le denunce non accolte o che comunque vanno a finire nei cassetti perché la giustizia italiana ha tanti problemi e ben li conosciamo, sul territorio ci sono persone come lei, per esempio, che si impegnano quotidianamente per la tutela anche della fauna oltre che della flora. Tornando ai fatti di Genova, della Toscana, eccetera, stiamo assistendo in questi ultimi anni a dei cambiamenti climatici ormai innegabili. Su Genova sono caduti oltre 300 mm di pioggia, che sono pari al 25% delle piogge cadute in un anno. In 24 ore, si è riversata la quantità di acqua piovana che di solito cade in 3 mesi. Questi ormai sono fatti che si verificano con una certa frequenza. Il territorio ormai è devastato dalle cementificazioni selvagge, dall'edilizia scriteriata. Abbiamo sottratto ai territori la possibilità di assorbire l'acqua e la stessa naturalmente va poi a riversarsi nei fiumi che non hanno la possibilità di contenerla, per cui si arriva all'esondazione. Ma nello specifico voglio dire. Determinati provvedimenti possono essere assunti anche su spinta della collettività. Non crede che ci debba essere un maggiore impegno da parte di tutti a questo punto? La società, la nostra civiltà, la società moderna è fatta da tutte queste componenti. C'è chi ci amministra, c'è chi viene eletto, ci sono le associazioni, i cittadini, quindi abbiamo tutti bene o male delle responsabilità e quindi più si è a sollevare il problema, meglio è. Diciamo che oggi ai vertici della nostra democrazia, pensiamo all'Unione Europea, il problema è ben conosciuto, diciamo che le priorità principali dell'Unione Europea, oltre a quelle economiche in tema, diciamo, di ambiente, sono la lotta ai cambiamenti climatici, affrontare il grave problema della scarsità delle risorse del pianeta e la tutela della biodiversità che è andata sempre di più degradandosi in questi ultimi anni. E per quanto riguarda appunto la lotta ai cambiamenti climatici, sono
in essere molti provvedimenti, c'è una tabella di marcia molto importante con degli obiettivi veramente molto ambiziosi. Oggi sappiamo tutti che abbiamo delle normative che portano l'Unione Europea a ridurre del 20% le emissioni che nuociono ai cambiamenti climatici, cioè il killer del clima, che è l'anidride carbonica, il CO2, entro appunto il 2020, mentre sono già state approvate delle risoluzioni per arrivare a un meno 90-95% di emissioni entro il 2050. Quindi la consapevolezza che i cambiamenti climatici creano questi enormi danni c'è, e quindi si sta andando in quella direzione. Nel contempo, sempre nel pacchetto relativo all'uso efficiente delle risorse e al risparmio delle risorse, tra i vari obiettivi c'è anche quello, per quanto riguarda il consumo del suolo, di arrivare entro il 2050. Anche questa è una delle risoluzioni alle quali ho contribuito personalmente in Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, presentando numerosi emendamenti, entro il 2050 ad arrivare al consumo di suolo zero. E il problema è strettamente, diciamo che la questione cambiamenti climatici e consumo del suolo sono due questioni strettamente legate, perché appunto abbiamo queste precipitazioni che sono più intense, ma nel contempo andiamo, consumando suolo, come ha ricordato, a sottrarre territori utili alla ritenzione e al drenaggio dell'acqua che viene naturalmente fatta dal suolo. Pensate che l'ISPRA, che è l'Istituto Superiore, questo ente statale per la protezione dell'ambiente, ha fatto uno studio e ha visto che per il triennio 2009-2012, appunto, si è andati avanti con un ritmo, pensate un po', di 8 metri quadri al secondo che vengono cementificati, che vengono asfaltati a livello medio in Italia. Le principali regioni incriminate sono comunque Veneto e Lombardia, ma diciamo che tutte le altre purtroppo fanno la loro parte. E quindi in questo periodo, pensate, sono stati sottratti territori tali che ci troviamo oggi con 270 milioni di tonnellate d'acqua che non possono più infiltrarsi nel terreno. Quindi milioni e milioni di metri cubi d'acqua che un tempo venivano assorbiti dai terreni e che adesso vengono raccolti dalle strade, dai piazzali e così via, nelle tubature, poi vanno nei fossi, dei fossi vanno ai canali e dei canali vanno ai fiumi, vanno appunto a finire su questi fiumi che Madre Natura in migliaia, milioni di anni avevano dimensionato con una determinata portata, e adesso tutto un tratto si ritrovano ad avere un contributo di acqua che è non naturale e È quindi poi. decisamente superiore alle capacità che Madre Natura aveva previsto, Poi che insomma. cambiano queste cose, ad esempio a Trieste, ho letto prima delle informazioni su questo caso, è una casa che si trova, era una casa, questa della signora che è stata investita appunto da questa frana, Dei notizi, sì. un'area costruita in maniera particolare, anche lì è evidente che si è andati a costruire, a cementificare questa collina, gli spazi sono rimasti pochissimi per il drenaggio dell'acqua, quindi tutta l'acqua che cade dai tetti va nelle strade, nei fossi attorno e quindi non viene più assorbita, viene portata tutta a valle. La signora aveva la casa proprio giù, davanti alla strada, diciamo, che faceva che c'era nella parte finale, diciamo, di questa collina e quindi si è trovata ad avere questo carico di acqua che arrivava da tutta la collina sovrastante, naturalmente a carico d'acqua che non viene più assorbito perché ormai è tutto cementificato. E in Parlamento, infatti, si sta discutendo, si sta esaminando una legge che ha come oggetto il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato, che dovrebbe appunto concorrere all'obiettivo che si è dato che si è data la Comunità Europea. Abbiamo notizie in merito al percorso di questa legge? Allora, questa è una legge che appunto è in esame presso la Commissione Agricoltura del Parlamento italiano
stanno esaminando praticamente i primi articoli. L'intenzione, io ho ospitato il relatore onorevole Massimo Fiorio in una conferenza tenutasi a Treviso lo scorso 29 settembre, il quale ci ha detto che il loro obiettivo è approvare questa norma prima dell'Expo del 2015. Quindi mi auguro che anche a fronte di queste ultime disgrazie, di questi ultimi fenomeni che ormai stanno diventando sempre più frequenti, ci sia un'accelerata perché questa norma veda la luce. È molto importante che venga approvata una norma come questa. Da anni tanti altri paesi dell'Unione Europea si sono dotati di questi strumenti che riducono il consumo del suolo, risparmiano l'utilizzo del suolo, considerano il territorio agricolo come un bene molto prezioso per appunto. Con questa funzione importantissima che è quella sì di drenare l'acqua di queste precipitazioni così intense, ma anche quello di produrre alimenti per i cittadini italiani e non solo. E ne stiamo distruggendo troppo, ne abbiamo distrutto troppo, ne stiamo distruggendo veramente più di quello che possiamo permetterci perché avere la possibilità di produrre appunto. Prodotti della terra nel proprio stato è una cosa importantissima anche per le casse della nostra economia, no? Ecco che è importantissimo approvare questa norma. Veramente sembra impossibile che uno stato moderno come l'Italia, tra l'altro fondatore dell'Unione Europea, perché noi siamo tra i fondatori dell'Unione Europea, nel 2014 non abbia ancora una normativa di questo tipo. Io parlo da una regione che è sicuramente tra le più massacrate sotto questo punto di vista. Il Veneto ormai è considerato non più una regione di 7 province, ma una città diffusa, continua. Non si capisce più qual è il confine di un paese all'inizio della campagna, perché ormai campagna non ce n'è più, si è sempre costruita in maniera disordinata. Paghiamo ad esempio adesso gli effetti di questo disordine, di questa mancanza di pianificazione. Io vivo in un comune di 23.000 abitanti, pensate un po', dove ci sono 6 zone industriali. Naturalmente fare 6 zone industriali in un comune con 23.000 abitanti vuol dire farle piccole, sottodimensionate, e diverso sarebbe stato farne una con tutti i servizi, servizi molto più efficienti, creando anche economia, perché portare l'acquedotto, portare l'energia elettrica, le cabine di trasformazione di energia elettrica, quelle telefoniche per la trasmissione dati, fare un depuratore per ognuna di queste aree sicuramente ha dei costi veramente enormi rispetto a fare degli impianti in un'unica, dove concentri tutte queste zone industriali in un'unica solo, e poi di conseguenza facendo economia dai più servizio, hai delle imprese più efficienti e quindi senza il fenomeno attuale dove abbiamo un capannone ormai su quattro vuoto e quindi non avremo tra l'altro di conseguenza neanche il fenomeno dei nostri giovani che sono costretti a emigrare all'estero, magari andare in Germania per trovare lavoro. E cosa ha fatto la Germania? Cosa avrà di migliore dell'Italia? La Germania ha fatto questa legge da tempo, hanno sprecato molto meno suolo, hanno molto più suolo a disposizione per l'agricoltura e hanno delle zone industriali sicuramente più attrezzate, più efficienti e che danno lavoro anche ai nostri giovani, appunto. Quindi i benefici di una norma del genere non sono solo collegati a quello che è l'assetto idrogeologico, ridurre i rischi di queste inondazioni, risparmiare territorio agricolo, avere possibilità di coltivare e di produrre più cibo, ma alla fin fine ci consentono di razionalizzare anche il nostro modo di costruire le città, ma anche le zone appunto industriali e di essere più efficienti, efficaci e di fare economia. Quindi risparmiare le risorse del nostro pianeta poi alla fine ci porta anche a vivere meglio, ad aumentare la nostra qualità di vita e a creare posti di lavoro senza trovarci nelle condizioni in cui ci troviamo adesso, dove appunto sono stati costruiti anche grazie a delle normative veramente folli del passato,
troppi capannoni che adesso sono vuoti. Nella provincia di Treviso, pensate un po', 980.000 abitanti, quasi un milione di abitanti, c'è dati di 4 anni fa, un capannone su quattro vuoto. Adesso sicuramente è più di uno su quattro, nel senso che adesso ce ne sarà uno su tre, perché purtroppo molte aziende in questi ultimi anni hanno chiuso. E questa è una situazione che non ci possiamo più permettere, perché sono soldi, sono risorse gettate al vento. Dottor Zanoni, noi non manchiamo nelle nostre trasmissioni di porre l'accento sul sociale, ma soprattutto tentiamo di coinvolgere i nostri ascoltatori su alcune iniziative che lei fino ad ora ha messo molto bene in evidenza, denunciandone la carenza. Mi spiego meglio. Noi cittadini, anche noi spettatori, prendiamo consapevolezza di un disastro ambientale, magari in occasione come queste, dove si parla di piogge, di bombe di acqua che devastano e distruggono le città. Mi chiedo a quanti altri disastri dobbiamo assistere prima che gran parte dei nostri giovani, ragazzi, cittadini abbiano consapevolezza di quanto sia importante proteggere l'ambiente. Allora, la domanda è questa: perché non si ritorna a dare informazioni anche obbligatorie a questi giovani? Io ricordo una volta che nei cinema, prima della proiezione di un film, c'era l'obbligo di assistere a documentari che parlavano di tutela della natura, di obblighi comportamentali. Lei che ne pensa di iniziative come queste? Ma io sono sicuramente favorevole a iniziative come queste. Diciamo che se non conosci una cosa, non puoi neanche dire di volerla tutelare, di volerla difendere. Quindi è fondamentale che ci sia questa informazione. Dovrebbero essere le scuole a farla. Evidentemente non ci riescono, anche perché purtroppo i giovani d'oggi hanno moltissime distrazioni e quindi alla fin fine spesso non hanno tutte le informazioni utili per poter poi esprimere anche un parere e di conseguenza c'è questo mancato interesse nei confronti di determinati temi. Diciamo che se ci fosse maggiore informazione avremmo anche una società migliore. Noi se andiamo a vedere i maggiori canali nelle ore di punta, quello che trasmettono, ci rendiamo conto che effettivamente abbiamo molta strada da fare ancora, veramente molta. Una società informata è una società più consapevole dei problemi e quindi anche più pronta a muoversi per risolvere questi problemi. Se questi problemi non si conoscono, è chiaro che poi c'è il disinteresse o ancora peggio, penso sia la nostra malattia peggiore questa, l'indifferenza a tutto e quindi poi è più facile per i pochi che sono nelle stanze di bottoni prendere magari delle decisioni che magari non sono neanche le migliori. Infatti lei parlava prima, e noi condividiamo naturalmente, di alcuni riferimenti come la Germania, nazioni che sono molto attive, molto produttive, ma anche molto attente alla gestione della res pubblica. I riferimenti ce li abbiamo. I nostri cittadini potrebbero anche chiedersi, come facciamo ora in questo momento noi, come mai quella nazione è molto più attenta della nostra, tanto da attirare lavoro. In realtà la vostra regione, il Veneto, in Italia, potrebbe essere identificata alla stessa maniera. Una regione molto produttiva, almeno fino a poco tempo fa, credo che lo sia rimasta ancora, tanto da attirare non soltanto turismo verso ambienti o luoghi di villeggiatura, ma anche di attirare utenze di natura sanitaria. I modelli ci sono, basterebbe descriverli, come si dice, indicarli. Beh, sì, diciamo che il Veneto, ad esempio, è stato considerato la locomotiva d'Italia, il Nord-Est in generale, però anche qui avrei qualcosa da ridire. Io in questi 2 anni in Commissione Ambiente sono intervenuto spesso sui vari dibattiti, sui più disparati problemi ambientali, ma anche di salute relative all'alimentazione, perché la Commissione del Parlamento europeo, appunto, è la Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare,
anche diciamo con i miei colleghi abbastanza stupiti del fatto, io intervenivo un po' su tutto perché avevo sempre dei casi da portare relativi al mio territorio. E questo per dire che sì, c'è stata un modello, però le conseguenze ambientali e anche in certi casi sanitarie di questa locomotiva si vedono. Abbiamo, ad esempio, per quanto riguarda l'acqua potabile, che viene normalmente estratta dalla falda acquifera, quindi dal sottosuolo, abbiamo dei casi, tanti e tali casi di inquinamento che non ci sono pari a livello di Unione Europea, per quanto riguarda la frequenza, l'entità e anche la qualità di questi inquinanti. Veramente abbiamo delle province che hanno decine e decine di casi di inquinamento, abbiamo falde acquifere veramente contaminate, ma con contaminazioni di agenti chimici, di molecole tali che prima che ci sia un disinquinamento anche per effetto naturale, appunto dovuto al dilavamento, ci vogliono veramente decine se non centinaia d'anni. Per poi non parlare delle discariche. Se qui magari al sud ci sono tante discariche abusive, qui al nord, nel nord-est, abbiamo moltissime discariche autorizzate, quindi legali, però che erano legali quando sono state autorizzate, però adesso nella maggior parte dei casi hanno dei problemi di contenimento del percolato e quindi abbiamo casi di inquinamento di discariche diffusissime, anche con sostanze veramente pericolose e addirittura cancerogene. E quindi ecco che tornando all'inizio della nostra trasmissione, quando parlavo di valutazione impatto ambientale, quanto bene ci fa a noi l'Europa che ci dice che dobbiamo rispettare l'ambiente, fare delle valutazioni di impatto ambientale serie e severe, in modo tale da evitare che ci siano poi questi impatti ambientali. Se nell'isola di Taranto, appunto, fosse stata applicata per bene questa norma, sin dall'inizio non avremmo avuto i casi di contaminazione che abbiamo avuto dei terreni e dell'aria, ai casi di persone che si sono ammalate, e non avremmo avuto neanche i giudici che si sono ritrovati costretti a chiudere questi impianti a causa di queste violazioni normative. Quindi, la Germania, secondo me, più dell'Italia, ha la serietà e la capacità di applicare le norme in maniera rigida, ma poi devo dire che è anche un fatto culturale, credo, perché io in questi 2 anni ho avuto modo di seguire anche dei casi di colleghe, ad esempio tedesche, che per il solo fatto di essere state scoperte a copiare alcune righe nelle tesi di colleghi, hanno chiuso definitivamente la loro carriera politica perché appunto viene considerata una cosa assolutamente negativa fare una cosa del genere, quindi secondo me è anche un fattore culturale perché poi sappiamo noi invece italiani magari a volte vediamo qualcuno vede addirittura con ammirazione chi fa il furbo e chi riesce, non so, a evadere le tasse a utilizzare certi trucchetti per tornaconti personali e così via. Sappiamo tutti i casi eclatanti in Italia. Quindi, sì, questa serietà che magari a noi ci manca, sì, forse loro la questione morale non la dovranno mai affrontare perché sono già arrivati a uno standard, diciamo, importante. Invece noi anche su questo avremo molto, molto da fare. Dovremmo fare un'opera di bonifica anche in quel senso, evidentemente. Ma rispetto all'agricoltura biologica e agli OGM, anche in questo senso lei è stato decisamente attivo in sede parlamentare europea. Riusciamo nel presente e speriamo nel futuro a vedere uno sviluppo di delle agricolture biologiche e soprattutto possiamo essere sicuri del fatto che non ci ritroviamo nei supermercati e quindi sulle nostre tavole organismi geneticamente modificati? Sì, sono due questioni molto diverse l'una dall'altra, ma intrecciate, ovvero quella della,
del biologico, delle produzioni biologiche, dell'agricoltura biologica da una parte e quella delle coltivazioni di OGM. Ricordo che oggi in Italia abbiamo autorizzato solo un tipo di mais, il Monsanto 810. In Parlamento, in questo breve periodo, io ho potuto lavorare parecchio su questo fronte, in Commissione Ambiente in particolare. Sono riuscito con 7 colleghi stranieri a far approvare un provvedimento prima in Commissione Ambiente e poi portarlo anche al Parlamento, che appunto lo ha approvato, per bloccare invece un nuovo mais della Pioneer. Diciamo che le lobby dell'OGM sono fortissime, sono brave a convincere molti. Ho trovato molte persone convinte che gli OGM aiutino a risolvere i problemi della fame nel mondo, che è l'ultima cosa che fanno purtroppo, e sono ben altri i problemi nel terzo mondo, e che quindi che siano utili anche per ridurre l'utilizzo di fertilizzanti chimici e così via. Pensate che un po' che il Pioneer era fatto per poter resistere a delle particolari sostanze chimiche di erbicidi, quindi in realtà invece di limitare l'uso della chimica la favoriva, perché resiste alla chimica, quindi distrugge le erbe selvatiche, le infestanti, utilizzando anche più prodotto chimico, visto che questo mais resisteva, no, a queste sostanze. E, sto seguendo, ho seguito anche fino a maggio, poi ci sono state le elezioni, la questione del nuovo regolamento sull'agricoltura biologica, molto importante, che era stato presentato dalla Commissione europea al Parlamento. La procedura è abbastanza complessa in Europa per le norme, ci sono 3 soggetti appunto che entrano nella procedura della approvazione delle norme. Abbiamo appunto il Parlamento, che è eletto da tutti i cittadini, poi abbiamo la Commissione europea, che è il governo, e poi abbiamo il Consiglio dell'Unione europea, che è composto da dei rappresentanti dei governi dei 28 Stati membri. E in questo caso, cioè, di norma è la Commissione europea che propone le normative e poi il Parlamento europeo le può naturalmente migliorare, emendandole, modificare e così via. Ecco, la Commissione europea aveva presentato un regolamento molto importante sull'agricoltura biologica. Oggi questa è un'agricoltura che soffre moltissimo della burocrazia da una parte, degli adempimenti burocratici appunto, e dall'altra soffre moltissimo perché viene portata avanti da piccoli produttori che spesso ad esempio hanno il problema delle derive, ovvero il problema di contaminazioni da sostanze chimiche che arrivano dagli agricoltori tradizionali che hanno le aziende che confinano con le proprie. E quindi poi questo nuovo regolamento prevedeva forme particolari anche di aggregazione tra piccoli produttori biologici. Diciamo che adesso anche l'Italia si sta dotando di una normativa sul biologico. Io sto per organizzare sempre qui a Treviso una conferenza con il relatore di questa norma sul biologico, che è l'onorevole Terrosi, e proprio per approfondire questa tematica e per dare anche dei suggerimenti prima che queste normative vengano approvate in via definitiva, coinvolgendo naturalmente agricoltori locali e i cittadini che sono interessati da queste cose, poi da queste tematiche qui, perché biologico, c'è sempre più gente che vuole biologico, perché diciamo che qui, ecco, l'informazione è girata parecchio. Si sa che con l'agricoltura, diciamo, tradizionale, purtroppo spesso ci sono delle, pura norma di legge, bisogna dirlo, perché ci sono dei limiti di legge, ci sono dei residui chimici nei cibi, anche importanti, dentro i limiti, vabbè, ma che sicuramente molti cittadini vogliono evitare, rivolgendosi appunto a quell'altra agricoltura, quella biologica, che ha dei problemi in più, perché la produttività naturalmente di quei terreni non sottoposti alla chimica è inferiore, anche se naturalmente poi la qualità è migliore, e quindi ci sono diversi problemi che vanno affrontati. Diciamo che qui che aiuta c'è il mercato, perché la domanda di prodotti biologici sta aumentando sempre di più, e questo è una cosa importante, perché sappiamo che la domanda è una leva importantissima nella nostra economia,
e quindi più cittadini ci sono che vogliono mangiare prodotti sani senza residui chimici e così via, e più è facile che poi appunto le istituzioni, vedi caso Commissione Europea, Parlamento Europeo e Parlamento Italiano con la Commissione Agricoltura, si interessino per trovare delle soluzioni anche attraverso appunto questi strumenti di legge. Dottor Zanoni, a questo proposito viene una domanda imperiosa. Lei sa dove sono le api? Le api adesso sono nel loro alveare perché ormai è buio e diciamo che le api in questi anni hanno subito veramente grossi danni dovuti in particolare, io parlo a livello planetario, ai pesticidi, in particolare a un tipo di pesticida che sono i neonicotinoidi, che guarda caso sono dei pesticidi, delle sostanze chimiche che vengono utilizzate per la concia dei semi del mais, ovvero per i semi del mais che devono essere seminati per evitare che questi vengano attaccati da determinate muffe. E quindi c'è stata tutta una battaglia. Devo dire che a differenza del solito, siamo stati, come Italia, siamo stati in prima fila. Siamo stati in prima fila per chiedere l'abolizione appunto di questi pesticidi, adesso con ritardo magari, ma ciò è avvenuto anche in Europa. Diciamo che qui io ho seguito molto a fondo, ma ben prima di diventare eurodeputato, come presidente di un'associazione locale che è Paese Ambiente, ho sempre seguito la questione. E la cosa più interessante di tutta questa vicenda, a mio avviso, e credo anche molto preoccupante per le grandi lobby della chimica, è che nonostante questo divieto di utilizzo dei neonicotinoidi, le produzioni di mais non sono diminuite. Quindi c'è stata la dimostrazione che spesso i nostri agricoltori, naturalmente mal consigliati o ben consigliati a seconda dal punto di vista, a volte utilizzano dei trattamenti chimici come se sottoscrivessero una polizza assicurativa. Serve o non serve, utilizzo. E questo comporta naturalmente dei danni, come appunto quello delle api, dove appunto venivano utilizzate quantità immani di questo prodotto. Poi questo prodotto, il meccanismo era che c'era la deriva anche di questo prodotto, poi le piante del mais assorbivano questo prodotto. C'è stata anche una dimostrazione scientifica di un professore universitario dove appunto si vedeva che queste piccole piantine di mais nate da questi semi trattati con i neonicotinoidi in via naturale mostravano quel fenomeno che è la gutazione, cioè le piccole piantine di mais, ma penso anche tante altre piante, creano delle piccole goccioline di acqua che hanno in più nel loro ciclo, diciamo così, no? E queste goccioline, naturalmente contaminate, vengono spesso usate per abbeverarsi dalle api. Ecco che è stato scoperto come molte api venivano contaminate da questi neonicotinoidi che poi in realtà le facevano impazzire e non riuscivano, una volta contaminate, a ritrovare la strada di casa, la strada dell'alveare. Naturalmente un'ape senza alveare, nel giro di qualche giorno, a seconda delle condizioni meteo, muore. Io leggevo della sua coerenza, la coerenza che lei ha sia per quello che dice ma anche per quello che fa. E quindi c'è coerenza perché, se mi corregga se sbaglio, lei mi pare che ha acquistato ettari di terreno dove ha diciamo, messo su delle coltivazioni di piante molto originali, ma non solo, ma anche Autoctone, sì. autoctone, ma anche particolari uccelli, insomma, voglio dire. Nel suo tempo libero fa esattamente quello che dice. O Sì, sbaglio? no, questo è vero. Purtroppo tempo libero ne ho pochissimo, anche adesso che ho finito, diciamo, il mandato. Avevo l'opportunità di acquistare dietro a casa un ettaro, o poco più di un ettaro e mezzo di terreno, e io vivo in un'area dove praticamente c'è la monocoltura del mais, e
E ho detto no, qua voglio piantare degli alberi, delle piante, ho piantato circa 1400 alberi autoctoni e tutti che producono delle bacche e quindi naturalmente accade che in primavera abbiamo queste fioriture bellissime che portano ad arrivare non so quanti insetti, farfalle, ma anche api, bombi e così via, mentre in autunno c'è la produzione di queste bacche importantissime per la sopravvivenza degli uccelli selvatici che ormai i poverini non trovano più niente nelle nostre campagne, soprattutto qui in pianura padana, e sono molto utili per superare l'inverno, proprio perché sono uccelli che spesso svernano da noi, che arrivano dal nord, anche dal nord Europa, attraversano le Alpi e quindi hanno bisogno di trovare del cibo. Cibo naturale che trovano appunto sono i semi e le bacche e quindi è molto importante che ci siano queste piante dal biancospino alla berretta da prete o prugnolo, tutte piante che fanno dei bellissimi fiori profumatissimi in primavera e poi d'inverno tengono su queste bacche. Insomma, ci stiamo avviando verso la fine della trasmissione, ma vengono spontanee alcune considerazioni. Secondo lei, faremmo prima a cambiare, a liberarci di alcuni politici, o dobbiamo rassegnarci a fronteggiare sempre di più dei dissesti idrogeologici? Ma io credo, qui diciamo che le autorità più incriminate sono le regioni. Le regioni dovrebbero, che conoscono il proprio territorio, dovrebbero porre più attenzione a questo problema e lo dovranno fare per forza, perché altrimenti si trovano i forconi sotto il palazzo. Visti i danni che abbiamo visto anche le immagini di Genova e così via, no? E quindi devono porre assolutamente maggiore attenzione a questi fenomeni e intervenire, perché alla fine sono anche degli investimenti. Io credo che se si mettono a bilancio i danni causati negli ultimi 10-20 anni da queste inondazioni, smottamenti e così via, e si scrivono nero su bianco le cifre che sarebbero state necessarie per fare queste opere che avrebbero evitato questi danni, ci renderemo conto che sarebbe stato un investimento, uno dei migliori investimenti che avremmo potuto fare, perché ci avrebbe fatto risparmiare, io credo, veramente migliaia e migliaia e migliaia, milioni di euro. Devo dire, dottor Zanoni, che io concordo con lei sul problema culturale. È vero, la nostra classe politica è quella che è, ma una cosa bisogna dirla, non sono lì perché unti dal Signore, sono lì perché qualcuno ce li ha mandati. Quindi evidentemente anche il cittadino deve cominciare ad avere una coscienza superiore, molto più attenta rispetto all'ambiente. Ricordiamoci sempre che noi siamo ospiti. Non siamo proprietari della terra che viviamo, per cui dobbiamo avere il massimo e assoluto rispetto. Non solo perché questo poi vuol dire tentare il suicidio sostanzialmente, perché avvelenare le falde acquifere, disboscare selvaggiamente e quindi dar luogo poi a dei fenomeni franosi che distruggono, uccidere la biodiversità, non rispettarla, questo significa uccidere noi stessi ed è davvero paradossale che l'uomo sfugga a questa logica. Comunque, Sì. ecco, no, c'è stata un'interferenza, quindi credo che comunque bisogna tenere alto il livello d'attenzione innanzitutto e non ricordarsi di quanto sia importante rispettare l'ambiente soltanto quando accadono purtroppo tragedie di questa portata qui. Ora, noi purtroppo dobbiamo salutarla, dottor Zanoni, e la ringraziamo davvero tanto per la sua disponibilità e per la sua presenza. Le strappiamo la promessa di essere ancora una volta ospite perché oltre ad occuparsi di ambiente, lei si occupa anche di animali. Sì, da molto che mi occupo di animali, è una mia vecchia antica passione che porto avanti molto volentieri. Anche su questo fronte sono intervenuto diverse volte e ho ottenuto anche degli importantissimi risultati in questi 2 brevissimi anni del Parlamento europeo, quindi
è una materia sulla quale, della quale parlo veramente molto volentieri. Perfetto, allora noi ci diamo appuntamento ad una prossima volta per discutere di questo con lei. Benissimo, io vi ringrazio, ringrazio tutti gli ascoltatori naturalmente. E Parleremo sono anche di sanità, naturalmente, dottor Zanoni. So che lei si certo. interessa anche di sanità. Sì, perché ormai sappiamo tutti che l'ambiente è strettamente collegato alla salute di tutti noi, quindi ho seguito molto anche questo aspetto qui. Saranno stati solo 2 anni, ma sono stati 2 anni parecchio intensi suoi, che hanno prodotto risultati davvero importanti. La Sì, ringraziamo ancora. La sì, ringraziamo ancora. perché sono stati 2 anni molto intensi. Io in questi 2 anni sono riuscito ad aprire 1017 fascicoli relativi a 1017 questioni diverse alle quali ho cercato di dare risposte. Ho portato a casa questo importante risultato della nuova direttiva VIA, in veste di relatore, la direttiva per la valutazione di impatto ambientale. E ho fatto più di 270 interrogazioni, dimostrando che quando una persona viene eletta e fa gli interessi dei cittadini, può portare a casa dei risultati sicuramente molto importanti per poter risolvere anche i problemi, appunto, degli elettori e dei cittadini. Perfetto, allora. Bene, la ringraziamo perché una presenza come la sua è preziosissima, per cui la inviteremo sicuramente. Prossime volte a stare con noi e con i nostri ascoltatori. Benissimo, È tante grazie. preziosa, al di fuori del Parlamento europeo e sul territorio, quindi comunque è stata preziosa in entrambi i casi. La Benissimo. ringraziamo, le diamo appuntamento a quanto prima, insomma, per parlare di tanti altri argomenti di sicuro interesse e la salutiamo. Bene, Grazie, buona dottor Zanoni. sera, Buon grazie. Arrivederci. lavoro. Grazie. Grazie. Manella! Sì, allora riprendiamo qui da Venezia, interessantissima la trasmissione, tutte le spiegazioni di Andrea Zanoni, veramente una persona eccezionale per il lavoro che sta facendo a difesa della vita. Io andrei con le ultime due news della giornata, poi vi restituisco la linea, se mi dai l'ok, Sì, Antonella. certo. Benissimo, sono le 19:29, dunque c'è una notizia che riguarda l'antimafia. Allora, i cronisti potranno seguire la deposizione del presidente Napolitano al processo sulla trattativa Stato-mafia attraverso un collegamento in videoconferenza o in audio in un'apposita sala, fatte salve le determinazioni rimesse al Quirinale sugli aspetti tecnici. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Palermo dopo la richiesta dell'ordine dei giornalisti di Sicilia. La questione viene quindi rimessa al segretario generale del Colle, da cui dipende la fattibilità del collegamento. Ci spostiamo all'estero, abbiamo una notizia di economia. Atene, dunque la borsa di Atene affonda per il secondo giorno consecutivo e trascina con sé gli altri mercati finanziari europei. La chiusura è a meno 6,32% dopo aver toccato i meno 9,3%. A pesare i timori per un'uscita anticipata dal salvataggio di Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale e il possibile ritorno alle urne. A picco Milano, meno 4,44. A voi, Bari. Io ricordo Massimo e Rosario, ma anche ricordo ai nostri ascoltatori, una chiacchierata che abbiamo avuto, io e Antonella, c'era anche Antonella con me, con una persona esperta di prodotti alimentari, quindi di agricoltura. E lui diceva che all'estero, al di fuori dei nostri confini, credono che il nostro paese possa produrre molto di più di quanto faccia, tanto da consentire a tutti noi di vivere una vita molto agiata. Il nostro petrolio è il nostro terreno, il nostro petrolio è la nostra agricoltura, il nostro petrolio sono i nostri prodotti della terra. Questo mi ricordava questo comune amico e non ha mancato di creare in me molta attenzione, ma anche considerazioni di questo tipo. Se potessimo fermare la cementificazione e aumentare i prodotti della terra, forse saremmo ricchi come quelli del petrolio. Che ne pensate voi? Certamente.
Certamente, ma guarda, posso dirti qui nel nord-est d'Italia è tutta una continua cementificazione ed inquinamento sotterraneo che va dalle Prealpi Venete fino al mare, fino all'Alto Adriatico. Con Zanoni, magari la prossima volta potremo anche sviluppare questo aspetto. Ci sono le falde acquifere che sono, nella Marca Trevigiana, sono praticamente inquinate fino anche a 300 metri, cioè cose che insomma. Sono pazzesche queste, ma dove vogliamo andare in questo passo? Quindi mi Dobbiamo domando. spiegare a questi signori politici, che sicuramente vivono di molta ignoranza, quale significato hanno le falde acquifere. Probabilmente bisogna spiegarglielo, visto che stanno inquinando anche quelle. A questo punto dobbiamo spiegargli, perché evidentemente hanno bisogno di studiare, forse studiano molto più. Guarda Ugo, ti do una risposta molto sintetica e concreta. Loro hanno fatto le scuole un po' come noi, bene o male sanno, diciamo, ma lo sterco del demonio, che sarebbe il denaro, gli ha offuscato la mente, capisci? E quindi alla fine il tutto prevale nei confronti del Sì, anche denaro e perché non vita. è un intreccio alla fine, no? Saranno anche Di qui. vita, no, ma Antonella, di vita è una cosa patologica, no? Cioè, ho preso, non so, dico una cifra, ho preso 40 milioni di euro, ma no, bisogna prendere ancora di più, 100, 200, cioè è sempre così, secondo me è un Muoiono po' patologico. centinaia e centinaia di persone, non importa, li prendiamo comunque. Tanto siamo troppi sulla Terra. Ora mi inneschi un altro interessante argomento. So che tu sei informatissima di tutto e ci vorrebbero tante di quelle trasmissioni per parlare solo di questo argomento qua. Beh, però io credo che ci vorrebbero molti Zanoni, visto che abbiamo almeno avuto la possibilità di intervistare una persona che fa gli interessi della gente e lo fa realmente, Dell'ambiente. e dell'ambiente, naturalmente, e quindi anche dell'ambiente. Ci vorrebbero tantissimi Zanoni. Guarda Ugo, di personaggi politici come Andrea Zanoni, che ripeto va tutta la mia più grande stima, le conti sulla dita di una mano, e già sono tanti, non lo so se ci arriviamo a questo numero qui, ok? Quindi voglio dire, questo è, ecco che allora queste persone vanno appoggiate, gli va dato spazio, vanno portate nei convegni, ci sono le associazioni, c'è ad esempio a Pordenone l'associazione culturale del Sicomoro, sta facendo un lavoro di questo tipo, un lavoro da diversi anni, dal 98, sta facendo un grande lavoro e con ottimi risultati. La nostra linea editoriale di Pineta Oggi TV, di Sites Web Network, poi, e dunque poi tutto diciamo, quello che è l'eco del circuito, no, radio-televisivo nostro, che cerca di dare spazio a tutte quelle persone, scusate il video ogni tanto qua fa le bizze, a tutte quelle persone che lavorano per la difesa e per la tutela della vita del pianeta. E noi siamo qui a sostenerli naturalmente e a dargli Esatto. quanto più spazio, voce e visibilità possibile. Trasmissioni come le vostre sono veramente cioè è oro colato, cioè i telespettatori e i radioascoltatori dovrebbero farne tesoro, cioè iniziando intanto a sintonizzare l'emittente che vi ospita con questa trasmissione nei primi tasti del telecomando. Vabbè, È un lavoro inizialmente. lungo, Massimo, ma noi non abbiamo fretta e soprattutto non abbiamo intenzione di stancarci. Ecco, questa è una bella notizia, insomma, la stessa cosa la dico pure io. Siamo solo all'inizio. Ma no, io dico al pre-inizio. Al pre-inizio. Manella, tu adesso sei scomparso. Ora Rosario ti bacchetterà non appena, diciamo, il tempo sarà proprio arrivato al limite. Adesso sei scomparso, ma ho intravisto un maglioncino a girocollo, quasi tu fossi al Polo Nord. Oh, adesso qui apro un altro argomento, no? Così ora svegliamo ai nostri ascoltatori. Come non mi vedi? Si vede, sì, No, sono si in video. vede uno splendido tramonto, per il resto non si vede nulla. Come non è possibile? Rosario, sentiamo il tecnico, così facciamo parlare anche il Rosario? grande Rosario Moreno, che grazie a lui Ma che ti andiamo in onda con dico, queste belle Massimo, trasmissioni. scusami, no, tu tenti di caricare di arrivare il video, ma il tuo video non arriva. Ah, ho capito, è lì che gira, gira, dovrebbe Gira, riaggiornare. gira, 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 ma. giro, giro tondo. Sì, ho capito cosa gira. Aspetta, che vediamo di risolvere. Eh sì, infatti, adesso mi sto vedendo sulla televisione, che appunto c'è.
come si dice in Toscana, l'affarino che gira in senso orario, che però non si... Meno male che va in senso orario. Vediamo se riusciamo a sbloccarlo, vediamo, rifacciamo un altro tentativo, va, vediamo un po'. Adesso si è sbloccato, no vero? Ma no, ancora gira. No, fa ancora il giro tondo, dai. Si vede questa sera, Massimo. Dimmi Rosario. Sei troppo bello che hai bucato lo schermo, dai. Era troppo bello l'alluncino, stupendo, meraviglia. Ultima collezione di uomo? Questo qui sono, come si può dire, comodi, sono, tengono anche caldo, insomma, no? Sai che io poi sono un tipo freddo duro, quindi è di marca italiana, Massimo, sì. Questo qui, credo di sì, perché di solito io cerco di prendere marche italiane, quindi presuppongo di sì, adesso dovrei guardare. Ma quanti gradi hai lì in vanella, scusa? Adesso qui attualmente abbiamo 20, guarda, te lo dico subito con certezza, 24 qua in studio. No, 24 gradi, sì. Esatto. Quindi diciamo una temperatura primaverile. Temperatura... E tu sei lì, la camicia e il maglioncino. Sì, ma certo. Tieni presente dell'umidità, Antonella. Ecco appunto, ma dico, ma quindi questo vuol dire che sei a traccia, cioè, sotto c'è il dottor Gibò. Non mi fa sentire. Non speriamo gli altarini di Massimo, dai. No, c'è l'intera collezione, guarda. È l'esatto contrario, perché non c'ho nessun dottor, cosa hai detto? Neanche lo conosco io, chi è questo. Sì, ho capito. Sì, vabbè. Anni 70. Primi. Oh. Applicazione sulla pelle, lana fuori, ti ricordi gli spot? Sì, ricordo. Ecco, quindi no, hai già la buccia lì per il letto, la pappalina sulla testa, vabbè, immagino già che dramma, la vita di quest'uomo. Non è il mio caso comunque, ma vorrei farti una domanda. Antonella Intranò, dove vuoi arrivare questa sera? Perché ogni puntata c'è qualcosa che miri, no? Stasera... Siamo passati dalla giacca rosso ruggine lì, bellissima, al maglioncino con dottor Gibò annesso, così. È una considerazione? Ugo, ma sì. Come fai a condurre Massimo, io fronteggio queste situazioni utilizzando i mutandoni di lana, quelli che usavano in guerra, insomma. Io mi tutelo, sì, in quel modo, sì. Ugo usa i pantacollan, sì, compreso il piede, naturalmente, sì, sì, no? Sì. Quindi è tutta una roba che parte da giù, arriva, sì, su ed è cotone, lana fuori e cotone, sì, sulla pelle, sì, sì. Perché ha la pelle delicatina, sì, insomma, sì, quindi. Ah, vanno un po' quante informazioni che vengono questa sera emerse. Siamo completamente fuori tempo. Dobbiamo condividere anche con i nostri ascoltatori le abitudini personali. Questo aiuta a farci sentire più vicini a loro, Bonella. È peccato che però nel caso mio hai sbagliato completamente, perché è tutto l'opposto. Sì, tutto lo può. Cioè 24 gradi a primavera e tu stai lì col maglione a girocollo, quasi fossi al Polo Nord, lana spessa, dottor Gibò sotto. Sono sicura che sotto c'è anche la ventolina calda che gira per darti caldo ai piedini. Vediamo un po'. No, non c'è niente qua, non mi risulta. Bonella, sei un caso disperato. No, ma che caso disperato? Io sto benissimo così, cioè mi dispiace per voi, no, ma niente di tutto questo. Noi qui abbiamo 30 gradi, siamo al mare praticamente. Ho capito, ma poi... Ci credo, aspettate che mo' intervengo io. Cioè, c'ho la camicia qui e io mi trovo sempre sulla stessa latitudine di Massimo Bonella. Ecco. Secondo me, dove si trova lui, deve essere quell'umidità che ti porta quel freddo interno. Sì. E allora Massimo si è dovuto coprire. Il freddo dentro, hai, Bonella? Ti mancava solo questo, guarda. Questa è la ciliegina sulla torta. Massimo. Io sono attrezzato. Ma mai scricchiola, Bonella, quando cammina, scricchiola. Ma da mo' adesso è venuto fuori anche il video.
Guarda, ti faccio vedere io come sono attrezzato, se riesco a inquadrarlo. Bene, cari amici, e con questa inquadratura direi quasi quasi, insomma, di... Non è la stufa quella sotto, no? Scusa, tira sul piede. Ma cosa devo tirare su? Facci vedere il piede. La scarpa proprio vedere. Il piede lì dove è avvolto, faccelo vedere, tira su. Ma è una scarpa normale. Ma io... Non mostri, aspetta perché c'ho l'immagine che si è bloccata. Ma guarda, guarda. Ma allora guarda, in diretta veramente, cioè, questa sera, cioè, hai battuto tutti i limiti, Antonella Intranò. Guarda, te lo dimostro che non è come dici tu. L'importante è che non si senta l'odore, eh? No, ma scherziamo. E poi vi do la linea subito e a Bari potete proseguire con questi discorsi qua. Vediamo andiamo con i saluti. Vabbè, non si è visto niente, l'abbiamo capito, dai. Allora, visto che sono le scarpe, facciamo così, dedicheremo una trasmissione tutta a Massimo Bonella e il suo look. No, ma Rosario, sai cosa facciamo? Chiederemo a Massimo di prendere la web e di portarla in giro per casa, così scopriamo tutti i segreti. Allora, prima devo prendere il tram, poi vado a casa e poi, ma sai che giro dobbiamo fare? Cioè, non basta una trasmissione. Dobbiamo salutare tutti i nostri ascoltatori, dare appuntamento a mercoledì prossimo sempre alle 18:30, sempre su Saiuz Web Network con Spazio Aperto. Salutiamo Massimo Bonella dalla redazione di pianetaoggitv.net. Ciao Massimo, metti il viso, Massimo. Ma comunque, Antonella, no, perché sennò gli spettatori gli viene il dubbio, bisogna togliergli, uno dice, ma come vai, com'è che va in trasmissione? Cioè, guarda che questa qui è una scarpa, che sappia io, no? Vediamo se riesco a imparare. Guarda il mocassino quadrato lì. È una scarpa o no? Ma sei Rosario, cosa mi sembra stasera? Un attimo, non ti si vede. No, si è visto, perché mi sono visto io sulla televisione qua. No, non la faccia adesso, alza la web. Aspetta che la alzo, perché qua c'è un ritardo, eccoci qua. Allora, ti volevo dire, cara Antonella, che abbiamo concluso, sai come sta trasmissione, no? Un po' alla Benigni, non è lui che fa un po' queste cose qui, no? Non ce la faccio, ti prego. Lo conosci Benigni? Massimo, Antonella si stava chiedendo se quelle scarpe hanno un disotto. O è solo... No, meglio non continuare. Ragazzi, meglio... cioè perché... Basta. Se no lo facciamo... Oh ragazzi, ma io non ho parole. Sono le 19:45, siamo in ritardo di 15 minuti, vi ho risposto a tutto, vi ho dimostrato pure. A questo punto restituisco la linea a Bari definitivamente, anzi l'ora è anche interessante. Anzi, a proposito, cara Antonella, la cena com'è? L'hai fatta bene, buona anche? Insalata. Ho capito, deve arrangiarsi Ugo, insomma. Bella amore del cielo. Hai capito cosa sono queste donne? Massimo, c'è quella della settimana scorsa. No, io non sono una consumista, Bonella. Che scusa. Vabbè. Aspetta che ritorno su Skype, che voglio ricordare, ecco qua, ho il controllo migliore della... Rosario? Massimo, dimmi, la Ugo, cena... Dimmi, Ugo. La cena è una cena, io la chiamo di seconda mano. Mamma mia. È una cena così, insomma, un po' usata. Mamma mia. Non vi commettete mai, voi uomini. Antonella, qua, mi sembra... Ai. Massimo, dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere. Chiudiamo. Le scarpe della mia cena mercoledì prossimo, sempre alle 18:30, sempre su Saiuz Web Radio, sempre con Massimo Bonella, direttore di pianetaoggitv.net, sempre con Rosario Moreno. Grazie Rosario della tua pazienza, della tua grazie regia da Saiuz Web Radio. Ho già preso nota. Una domanda, Bonella?
la prossima settimana sentiremo allora tutto questo discorso qua. Scarpe, se fai mangiare fatto bene, se pulisci bene la casa, come vesti. Va bene. Benissimo, allora concludo io con un comunicato, se permettete. Sì. Certo, allora, certo. Qui a Treviso, presso l'Auditorium Stefanini, in Viale Armata, in Viale Terza Armata 35, alle ore 21, quindi domani 16 ottobre, l'Associazione Culturale Bolladora presenta Giulietto Chiesa, che ci parlerà quanto ci costa la crisi in Ucraina, o Ucraina, non so come si pronuncia, introdurrà la senatrice Paola De Pin. Quindi domani sera all'Auditorium Stefanini, Viale Terza Armata 35 a Treviso, ore 21 con Giulietto Chiesa, che sarà molto interessante questo convegno, perché insomma ci parlerà di questa crisi che ormai sta coinvolgendo tutta l'Europa. E della quale ancora non abbiamo visto gli effetti, ma ormai ci siamo, insomma. Ci siamo. E con questo chiudiamo. Esatto. Certo. Un caro augurio a tutti quanti, un abbraccio circolare a tutti i nostri cari amici Web TV e Web Radio ascoltatori. Uh-huh. A mercoledì prossimo. Mercoledì prossimo la seconda puntata su Massimo Bonella. Stavolta. Vado con la sigla. Buona serata a tutti. Ciao, io chiudo i battenti. Ciao a tutti. Ciao. Arrivederci da Venezia.